Potrebbe essere un segnale questo, perché se segna Mazzitelli veramente. Giovanile è incazzato nero. No, non ci credo, non ci credo, ci siamo mangiati pure questo. Ufficialmente siamo in Champions. Potevano Musa, chiuderla che qui. fai? La Intercettato potevi da Lucio chiudere Trentin. qua. Signori, bentornati sul mio canale, io sono Luke ed oggi la parola d'ordine è senza paura. Questa è la classifica, io ve la mostro prima di andare a giocare. Siamo a 3 punti dalla Juventus, ma oggi c'è una giornata particolare perché oggi noi andiamo a Napoli e la Juventus andrà a giocare contro lo Spezia. Quindi fondamentalmente è una giornata a netto svantaggio per noi, ma a parecchio svantaggio per noi, almeno sulla carta. Poi nel calcio può succedere di tutto. Oggi può succedere di tutto. Abbiamo il Napoli e ce l'andiamo subito a giocare. Ma prima vi ricordo che se non siete iscritti al canale, ragazzi, iscrivetevi, perché fra un paio di episodi è finita questa stagione. Cominceremo la nuova stagione in Champions con il Monza. Faremo il mercato, quindi inizierà un'altra stagione epica. Io mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un like soprattutto a questo video. Non vado oltre, non voglio stare a perdere troppo tempo oggi con le chiacchiere. Mi vado subito a giocare la partita contro il Napoli. Leviamoci questo dente. Partecipiamo alla conferenza stampa. Giovannino, abbastanza emozionato perché è una partita importantissima, lo sa benissimo anche lui. Avete disputato una buona stagione, in caso di vittoria nella prossima partita centrerete la UEFA Europa League. Ma in realtà io non vorrei essere maligno, ma secondo me siamo andati in Champions ormai. Comunque, terminato in parità con un gol per parte, dimostrazione che le due rose si equivalgono. La formazione Monza riuscirà a spuntarla stavolta. Noi faremo del nostro meglio, sì, poi non la dobbiamo sbagliare oggi, ragazzi, perché io ho seri dubbi che la Juve sbagli un'altra partita. Ne ha sbagliate credo 3 di fila al momento. E questo mette Osimhen a fare trequartista e Mertens come prima punta. Felipe è stanchissimo, Insigne è stanchissimo. Ne dovremmo approfittare di questa cosa. Però noi abbiamo Mazzitelli che è stanchissimo. È poco male perché stiamo parlando di Mazzitelli. Però siccome c'ho anche Degiola che è stanchissimo, questa veramente è una cosa un po' brutta. Però noi a sto punto ci lasciamo Mazzitelli che è stanco, però non è che sta morendo. Volevo provare a portare qualcuno in panchina, ma non ci abbiamo proprio nessuno, ragazzi. Se non finiscono queste 5 partite di campionato, sta formazione proprio bene o male, titolari qualcosa siamo riusciti a costruire, ma la panchina è qualcosa di inguardabile, qualcosa di inguardabile. Juan Passato. Jesus, È tutto ovviamente, pronto per il calcio l'ex di questa d'inizio. E partita. questo Speriamo match che davvero riesca molto magari a intrigante. fare qualcosa di speciale. Dopo Questo 2 minuti, vediamo. già ammonito Fabian Siamo ancora nelle Ruiz. fasi iniziali. Questi noi Occhio a dobbiamo far Mertens. ripartire mai, perché se Per loro ripartono potrebbe arrivare diventano già oggi la devastanti. ripetica certezza. Sampirisi. Vai, La palla palla scavalca dentro. la difesa. Mazzitelli! Mazzitelli! 1-0 Mazzitelli, incredibile, incredibile Mazzitelli. Il più inaspettato, va a segnare lui il gol del vantaggio al Diego Hanno Armando verticalizzato alla Maradona. perfezione il Bella palla pallone, dentro di aprendo Musa, tutta la difesa Mazzitelli con si è quella inserito vantaggiata. benissimo, la Gianni mette Manto con un tocco all'angolino. leggermente. Potrebbe essere un segnale questo, perché se segna Mazzitelli veramente. Che regalo Giovannino sorriso non ci all'allenatore. sta Sono credendo, sta avanti, lì in ma non panchina, non devono ci fermarsi. La crede partita perché ancora lunga. giustamente ha visto Mazzitelli segnare. Secondo gol in campionato dopo quello della Hanno scorsa aperto le partita marcature con questo col gol. Verona. Nulla. Verso Adesso dobbiamo stare attentissimi al ritorno del Napoli. la porta. Salta Si Zanoli, accentra. ancora Musa, limite Musa, Palla prova il tiro ribattuta. deviato, sarà calcio d'angolo, stiamo giocando Arbitro che benissimo. torna sulla situazione Intanto precedente, ha ammonisce ammonito l'autore Marco del fallo, Rogge per il fallo giusto? Atteso precedente. che non c'era abbastanza 29 sul spazio per farlo girare con quella cronometro, grande potenza. sempre Secondo me avrebbe 1-0, il meritato lo gol a specchio. sorpresa praticamente di Gian Mazzitelli. Jesus prova col Ottima lancio lungo. palla. Salta il difensore. Grande intervento del difensore che Musa, risolve. però, figlio mio, oggi, ma che hai fatto? Si ferma La Virginius, entra in area centralmente. Virginius, palla al Tocco limite, intercettato. prova! Palla messa fuori. Ancora noi. Palla per Juan Gian Jesus. Jesus. Palla
che prova a puntare. Opportunità poi per il pallone al limite per Musa che prova il tiro a giro, la traversa. Mamma mia, non è finita ancora, palla dentro, mamma mia. Peccato, 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 questo c'era tutto, c'era tutto se facevamo sto 2-0. Pallone regalato. Oh, questo era fallo comunque. Ammonito anche Mertens. Vediamo se estrae il cartellino. Partita abbastanza nervosa, giustamente, vista la posta in palio. Anche il Napoli si sta giocando l'Europa League, di fatto è sesto in classifica. Finisce il primo tempo, ragazzi, siamo in vantaggio. Io voglio vedere che cosa sta facendo la Juve, sperando che sta giocando in contemporanea, teoricamente, le ultime partite. Teoricamente le ultime partite la Juve sta vincendo con lo Spezia, era quasi scontato, raga. Però per noi non perdere punti oggi, non perdere la Juve in scia, sarebbe veramente già tantissimo, sarebbe veramente già tantissimo. È iniziata la ripresa. Dobbiamo non sbagliare nulla, questi 45 minuti per noi sarebbe fondamentale, anche perché l'ultimo ostacolo grande che ci è rimasto è il Napoli. Poi le altre sono ampiamente alla nostra portata. Fabian Ruiz. No, no, mamma mia, non l'ha sbagliato. Buona palla recuperata. Non passa Virginius, ma fa laterale il nostro. 59 sul cronometro. Intanto entra Rachmani, esce Felipe che era stanco, giustamente. Due tecnici mi piace tantissimo. Bravo, Juan Jesus, altro grande intervento. Con diverse occasioni da rete. Palla in profondità, a cercare Musa. Musa, il pallone dentro, Musa. Musa la mette sul primo palo, peccato. Esce Politano che non ha fatto molto, entra Lozano. 69 sul cronometro, mancano 21 minuti. Sempre 1-0, la sta decidendo al momento Mazzitelli. Intanto il cross in mezzo, la sponda di testa. Palla rimessa in mezzo, non ci arriva nessuno. La recuperiamo bene qui. Vediamo di fare qualche cambio. Mazzitelli è veramente stanco, ma non c'è nessuno. Mettiamo De Jola. Entra anche D'Alessandro a posto di Virginius. Però andiamo così, l'ultimo cambio ce lo teniamo per gli ultimi minuti, più che altro per perdere tempo. 19 minuti. Io non dico niente, regà, perché non voglio di niente. 77 sul cronometro, sempre 1-0, la decide Mazzitelli per ora. Intanto è partito D'Alessandro che è fresco, dall'altra parte c'è Musa. D'Alessandro, gran pallone in mezzo per Musa! Ospina fa un miracolo! Ospina fa un miracolo! Guarda come l'ha presa. Giovannino ha tirato fuori il calendario dei Santi, l'ha messo lì in panchina. 12, anzi 11 minuti alla fine della partita. Ancora 600 secondi alla fine. Calcio di punizione. Ma che... arbitro che ferma il gioco. Mamma. Cartellino rosso Sampirisi. No, regà, era l'ultimo uomo quello, me l'ha dato. Ma non ce voglio credere. Ma non ci voglio credere. Allora togliamo la punta. Togliamo Balo. Siamo Caldirola. Mamma mia, stiamo chiudendo proprio, che non so come. Centriamo un po' Musa. Siamo l'attaccante sinistro. Almeno però cerca di dare una mano Rogge in difesa. Palla messa fuori. Caldirola chiude proprio lui. De Jola prova a ripartire il Monza, a tenerla alta più che altro. Rogge. L'arbitro concede due. Ma che buona! Ma che buona Musa! In aria Musa! Musa! No! Musa, che fai? La potevi chiudere qua! La gira troppo Musa! Clamoroso, la potevamo chiudere, mancano 50 secondi, tocca soffrire, tocca soffrire. Elmas. Mario Ruiz. E finisce qui, Monza fa un'impresa al Diego Armando Maradona, 1-0, la decide il giocatore più impensabile, la decide Mazzitelli. Abbiamo vinto una partita che probabilmente magari potrebbe cambiare l'esito di questo campionato. Guardate, migliore in campo Mazzitelli, non ci crede nemmeno Stroppa. E non ci credo nemmeno io, perché tutto mi aspettavo sarebbe stata l'ultima persona, l'ultimo giocatore che mi aspettavo che decidesse questo incontro, questa partita.
Però a noi non ce ne frega niente. Io oggi, pure se l'avesse deciso il magazziniere, la partita va bene così. Che poi, tutto sommato, possesso palla a nostro favore e tiri a nostro favore. La partita l'abbiamo fatta. Il Napoli non è stato mai pericoloso. La Juve ha vinto 3-0. Vabbè, raga, la sapevo già in partenza sta cosa. Giovannino felicissimo perché giustamente avete sprecato una grossa occasione per andare in UEFA Europa League. Ma Simone, abbiamo vinto, ma che vota me? Dovrà scontare una squalifica. Ecco, questa è una brutta cosa. Io non ci stavo a pensare. Però noi abbiamo più opzioni. Calcola Caldirola, Marrone. Ce ne abbiamo d'opzioni noi. Allora, signori, la classifica è questa: la Juve 75, noi 72, non molliamo. Milan 64, Inter 63. La Lazio, che è quinta, è a 58. Il giornalista ha detto che noi non siamo entrati in Europa League. Secondo me, a 4 punti, a 4 partite dalla fine del campionato, dove ci sono 12 punti in palio, e la Lazio potrebbe arrivare a 70, noi siamo a 72, teoricamente, no, senza teoricamente, siamo in Champions, ufficialmente siamo in Champions, e il giornalista diceva che non siamo entrati in Europa League. Vabbè, questo lo dicono loro, insomma, sono le solite cose carine, simpatiche di FIFA. E noi però dobbiamo rimanere assolutamente incollati alla Juventus, a 4 dalla fine. Allora, signori, oggi la seconda partita con lo Spezia. Giochiamo con lo Spezia. Io la Juve non l'ho nemmeno voluto vedere chi ci aveva, per non influenzarci. Oggi c'è una difesa di fatto da brivido con Caldirola. Per il resto ci sono tutti i titolari, quindi ce l'andiamo a giocare così. Difesa veramente da brivido, perché con Caldirola in campo, appassione, che tra l'altro non gioca da parecchio, ha fatto lo spezzone 3 minuti col Napoli. Oh, sta da solo. Parte Virginius, salta l'avversario. Virginius entra in area. Virginius prova lo scavino. No, no, perché ste cazzate? Perché facciamo queste boiate? Bravi, recuperano palla alta. È scoperta ancora lo Spezia dall'altra parte. Ancora riparte Virginius, che entra in area. Virginius, palla dentro. Questa volta prova la botta. Miracolo del portiere. Non c'è verso. Questa volta gliel'ha presa bene il portiere. La tirava pure troppo centrale, però. 14 sul cronometro. Già due occasioni da per noi. Intanto Musa arriva al limite. La prova lui. Ha calciato con forza, ma è mancata la precisione. Come Giovannino dicevo, sta impregando in aramaico ormai. Abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Una bella occasione pure questa. Per andare in contropiede. Contropiede, attenzione. Occhio, perché qui la difesa. C'è Musa dall'altra parte da solo. Musa entra in aria. Musa. Musa. Niente. Portiere loro. Questo gli ha prestato il Lecce. È sempre Neuer. L'hanno mandato di qua stavolta. Questo è uno di quelle. Segna 1-0 per il portiere. Certo che però noi gli tiriamo i palloni centrali. Giocata interessante. Segna il pallone dentro. Guarda che culo che rimpalli questi. Oh. Eccolo qui. No, non era manco fuori gioco, ragazzi, ma perde. Daniele Verde, lo Spezia in vantaggio, è clamoroso. Tutte le volte quando giochiamo con le squadre scarse così, se siamo magnati due gol, uno appresso all'altro, forse pure tre, e poi niente. Può avanzare a spazio. Poi fanno un'azione, rimpallo favorevole. Sempre così. Prova a servire profondo il compagno. Ah, che buona, vai Virginius, vai Virginius in area, Virginius. Niente, niente, questo la pare, ripara tutte. Balo, niente. Un muro lì davanti. C'è un muro lì davanti. Ecco, poi abbiamo pure il contropiede magari. Opportunità. No. No, vabbè. Cioè, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Due azioni ci hanno fatto, ovviamente, pure stavolta dalla parte di Caldirola. Che vuol dire non avere giocatori in campo, raga. Tutto mi aspettavo. Meno che alla fine del sto primo tempo dovevamo recuperare due gol allo Spezia. Mi potevo aspettare la sconfitta con la Juve, la sconfitta col Napoli, tutto. Ma sta a recuperare alla fine del primo tempo una partita così importante. Poi due gol allo Spezia è veramente qualcosa di vergognoso. È vergognoso. Pallone dentro, niente. Questo Zoet è qua, è Zoff. Cioè non è Zoet, è Zoff questo. C'è una buona occasione. Hanno messo Zoff in porta. Vabbè.
cerca il lancio buono. Lungo a scavalcare la difesa. Meno male. Accorciamo le distanze. Accorciamo le distanze. Bella palla di Balo. Virginio se la mette sull'altro palo. Sotto il 7. Fatto un bel gol questa volta. 2-1. L'accorciamo al 55esimo. La strada è ancora lunga, però. La strada è ancora lunga. Ai singo. Balo fatte vedere in mezzo, però. Non sto più nella pelle. Oh, stata solo. Guarda quest'altro, non è possibile, stava da solo, questa la potevamo pareggiare qua. Non è possibile, io non so quanti gol dall'inizio della stagione, mi piacerebbe avere questa statistica, quanti gol dall'inizio della stagione se siamo magnati. Io penso che c'avamo 15 punti di più. Vai Musa, che già te sei magnato quello di prima, Musa. Pallone dentro, no, non ci credo. Non affonda, preferisce aspettare, poi colpire. Pallone al limite ancora, non troviamo spazio. Balo! 2-2, finalmente! Mario Balotelli, la piazza lui. Non abbiamo fatto ancora nulla, però ragazzi, al di là del gol. Ha poi calciato forte. Non abbiamo fatto nulla perché questa la dovremmo vincere. Intanto entra Higuain, entra D'Alessandro ed entra Gnonto. Cambiamo tutto l'attacco di fatto. Diamo un po' di freschezza, vediamo un po' se riusciamo a segnare il gol della vittoria a 14 minuti dalla fine. Sarebbe veramente un peccato perché tutto mi aspettavo, meno che dovesse lottare con lo Spezia. Vabbè, pallone per D'Alessandro, che fresco. Bravo qui a sbarcarsi. Vediamo cosa inventa. Pallone al limite, non è finita l'azione. Palla dentro per Gnonto. Gnonto, prova il dribbling. Gnonto in aria, Gnonto la prova. No, non ci credo. Non ci credo. Non è possibile. Possono passare in vantaggio. Palla in aria. No, non ci credo, non ci credo, ci siamo mangiati pure questo. Finisce 2-2, regà, quanto mi rodo del culo. 2-2 con sti zappari. Alla fine cioè, l'avevamo abbastanza dominata, però due cappellate, due gol presi, 2-2. C'è solo da sperare che la Juve faccia un passo falso. Giovanile è incazzato nero. Dovuto all'assenza di San Pirisi, sì, è imbattuta in Serie A, è rotto il cazzo. La dirigenza c'ha il coraggio di dire che noi non stiamo seguendo i piani. Allora ragazzi, al momento la classifica è questa, abbiamo recuperato ovviamente un punto alla Juve che non ha ancora giocato. Andiamo a vederci, io me la guardo con voi. Io già ho visto che la Juve credo abbia vinto, e infatti 78 punti, ritorniamo a 5 punti. È un peccato, mi rode, perché poi tutto sommato i 4 punti sono anche giusti, perché ci avevamo Napoli e Spezia fondamentalmente. 4 punti ci possono stare, perché è come se avessimo preso un punto col Napoli e 3 con lo Spezia. È un peccato perché eravamo riusciti a fare 3 punti col Napoli, se fossimo riusciti a vincere pure con lo Spezia. Rimanevamo in scia della Juventus a 3 partite dalla fine. Ci stiamo comunque, perché comunque a me, fino a che non è finito, quei 5 punti in 3 partite. La Juve già è capitato 3 partite precedenti che ha fatto 3 brutti risultati di fila, quindi ci può sempre stare che magari... diventa sempre più difficile. Molto amareggiato, ve la dico così, che noi ci proviamo fino alla fine.